Ciao ragazzi, nuovo video tutto tech. Oggi andremo a vedere come e quanto è importante aggiornare i nostri dispositivi. Certo, la maggior parte delle volte i nostri dispositivi domotici lo fanno in automatico, però per poter essere sicuri che ci sia sempre l'aggiornamento giusto e l'ultima versione di aggiornamento, si può fare un'operazione sia manualmente su quelli dotati di uno schermo come gli Echo Show, sia vocalmente per i nostri dispositivi Echo. Ma prima di tutto questo vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un bel mi piace, in modo tale da supportare il canale. E poi eventualmente ci hanno attivato un nuovo tastino che è il grazie. Avete la possibilità di fare una donazione per poter sostenere economicamente il canale. Basta anche un caffè e questo ci darà la possibilità di poter investire sempre più in prodotti di elettronica per quanto riguarda il canale e potervi offrire un ampio spettro di prodotti. Detto questo, torniamo all'argomento principale del video. Aggiornare i propri prodotti serve sempre perché a livello informatico o comunque a livello di elettronica, a fare un aggiornamento significa anche proteggersi da eventuali hacker che potrebbero tentare di entrare in alcune falle che hanno trovato nel nostro sistema. Viene sempre controllato questa parte perché comunque soprattutto Amazon con i suoi dispositivi ci tiene molto alla privacy delle persone e quindi a maggior ragione non permette agli hacker di poter entrare nei dati sensibili che possono essere contenuti all'interno della nostra applicazione piuttosto che direttamente sui dispositivi. Sicuramente verrà fatta la domanda: ma come? Non si aggiornano automaticamente i dispositivi? Certo, Amazon settimanalmente va a cercare dei bug, magari ci possono essere delle falle, e cerca di introdurre dei nuovi aggiornamenti che vanno a migliorare sia le funzionalità, perché oltre a proteggerci da eventuali hacker, aumentano anche le funzionalità dei nostri dispositivi. Possono volerci settimane, ora che viene lanciato un aggiornamento su rete su scala mondiale. Voi provate a pensare solamente quanti dispositivi ci sono nel mondo. E quindi viene fatto a blocchi, non vengono mandati tutti insieme, onde evitare magari degli accavallamenti di dati piuttosto che dei problemi inerenti il download direttamente da parte del dispositivo. Quindi, come poter fare per riuscire ad avere magari immediatamente l'aggiornamento per il nostro dispositivo o semplicemente per verificare se è aggiornato l'ultima versione del software? Per poterlo fare manualmente basterà far scorrere la tendina, andare nelle impostazioni, opzioni del dispositivo e verifica disponibilità di aggiornamento software. Viene fatta una verifica e mi dice che il mio prodotto è aggiornato e non c'è nulla da poter aggiornare ulteriormente. Se per caso invece non avete un Echo Show, avete un Echo Dot senza quindi schermo, vi basterà fare questa domanda: verifica disponibilità aggiornamenti software. Una volta fatta questa domanda, il dispositivo, dopo qualche secondo di ricerca, ci dirà se il nostro dispositivo è già aggiornato oppure c'è la possibilità di effettuare un download di un nuovo aggiornamento. A questo punto ci chiederà se vogliamo procedere, noi gli daremo l'ok e tutta la procedura avverrà automaticamente. Spero che questo video possa esservi stato utile, vi abbia aiutato comunque a capire l'importanza di aggiornare sempre tutti i dispositivi elettronici. E io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!